Ciao a tutti, le chi c'è mo, ormai segregato in casa, che faccio? Guardo c***o sul web, no? Mi pare giusto. Allora, seguendo una delle pagine più conosciute su Facebook, in realtà, prima degli altri social media, ovvero Tasty, dove fanno vedere quelle ricette nel quadrato, dall'alto, in 15 secondi fanno delle porcherie inimmaginabili, hanno messo il link a un articolo che è anche un po' vecchio, ma è molto interessante. L'articolo si intitola 18 persone che forse erano chef in un'altra vita, ma non in questa. Perché leggere questo articolo? Perché mi va di fare una nuova rubrica che si chiama Ricette brutte. Ho già fatto qualche reaction di brutte ricette, ma mi va di andare un po' più nel dettaglio seguendo le immagini che ho trovato in questo articolo. Vi anticipo che lo guardo insieme a voi, perché in realtà ho visto solo la prima, che è già una roba inguardabile, ma ho deciso di lasciare le altre da parte e guardarle assieme proprio live in questo video. Andiamo un po' a vedere. La prima... Che c***o è sta roba? È un Wüstersalz con... Ma che c***o? Ma zucchero filato? Ma no, è un impasto roba. Ma cos'è? Con delle pralinette di colori anche terribili, proprio pessima scelta. Madonna, ma che cos'è sta roba? E la figata di questo articolo, che è su BuzzFeed, non c'è scritto in realtà nessun riferimento, fanno solo vedere le cose. Allora, che c***o è? Questo è un sushi, un pastamaki direi. Che schifo. Ma cos'è quella roba lì? C'è la pasta e poi c'è della roba bianca inguardabile. Non riesco a capire che c***o sia. Tra l'altro, se guardo il rotolo sembra anche un gran bel cetriolone. Mamma mia, che schifo. Vediamo un po'. Ma che c***o? Ma quello è... Ma sono noodles col cioccolato sopra. Madonna. Ma quella è pure salsa di soia. Perché? Perché? Vediamo questo. Allora, questo jelly, gelatina. Madonna, mi viene da piangere. Ma che c***o? Ma perché? Vabbè, si fa la gelatina magari di carne, si può usare, ma questo che c***o? Qua dentro le uova con le verdure, di là sono olive, non si capisce, sembrano olive senza il nocciolo tagliate, non si capisce un c***o. E quella in fondo a me sembra proprio la pastina della nonna con un po' di sugo di pomodoro. Ma immaginate sta roba, questa è gelatina, la tagli, te la butti, che schifo. Madonna, vediamo, qua è tutto vero, cioè, ma madonna, ho paura, ma veramente, che schifo. Cioè, scusate, mamma mia cosa ho visto. Cioè, sto levando, io ve la lascio l'immagine, ma la sto levando. Cioè, il latte verde, vabbè, sarà latte menta forse, è ancora, ma... Madonna, non riesco a guardarlo, vi giuro, quelle polpette lì che sembrano proprio me sugli spaghetti, poi di quel colore là, oddio, ma perché ho fatto sta cosa? Sono alla sesta foto adesso, sono pentitissimo. Che cos'è sta roba? Banana water. Cioè, l'acqua aromatizzata alla banana. Vabbè, c'è un problema di fondo. Sta banana non si scioglie nell'acqua. Che schifo l'acqua con i pezzi di banana. Ma cioè, me la vendono anche, ma è un... Che c***o è? Un buffet di una colazione. Sembra proprio... Mamma mia, che schifo. Non ditemi dov'è sta roba. E questo? Allora, questo è un sandwich, questo è burro d'arachidi, direi, con dei funghi sopra. Sono funghi? Sembrano funghi. Ma sono secchi? Sembrano i funghi quelli di Amsterdam? No? Non so, non l'ho mai presi io, eh. Oddio, che c***o. Questi sono cetriolozzi interi dentro dei panini con maionese. Allora, a guardarli fanno schifo, un po' come tutto il resto di quello che ho visto prima. Però, forse, sapore, potrebbero essere accettabili. Che bella questa pizza. Ma è bellissima. È una pizza con un sacco di verdurine sopra. Tutte, mamma mia, cosa c'è? Il mais, la carota, quelli, asparagi, fagiolini, non capisco, non si capisce niente, piselli. Vabbè, forse non sarà neanche così terribile, qualche vegetariano se la mangerebbe senza nessun problema. Vediamo un po' la decima. Che
Ma perché? Madonna, ma che c***o? Ma perché? Cioè, questo è un sandwich con dentro gli spaghetti, con una salsa che, boh, non so. C'è il riso, il ketchup sopra, poi giustamente le cosine, adesso non so che cartone animato sia questo, però insomma ci sta, deve essere una cosa per bambini. E poi direi che quello è un uovo fritto, un occhio di bue. Ammazza che schifezza, c'è anche l'insalata sotto, sì. Vabbè, oh, c'è un po' di confusione, diciamo, c'è un po' di tutto, vabbè. Questo è un... Che c***o è sta roba? Allora, sushi? Ma che è? Ma perché? Ma... Ah, ho capito, cioè, lo chiamo... quella è un'alga, penso. Quello sta facendo il sushi con, sembra, cos'è, purè di patate, mais... E boh, non so cos'altro sia, è quella palla lì, quella palla che vedo lì, proprio nera, che c***o, quella cosa là. Mamma mia, numero 12. Ma sei un grande! Non è neanche brutta da guardare, c'è anche dei bei colori, ma non ho capito perché c'è quella roba al centro che è palese vomito, cioè quello è vomito. Non puoi fare una cosa del genere così, provando a cucinare, cioè facendola con le mani. Quello è vomito. Quello ti è uscito dalla bocca e l'hai fatto scendere sulla... cos'è, una torta? Ma quella è marmellata? No, dai, sarà ketchup, dai. Non può essere marmellata. Ketchup e senape, speriamo. Ammazza, oh, che schifo. No, mi viene il coronavirus. Cioè, beh, fate voi, beh. È una pizza comunque. Madonna. Qua non l'ho capito. Questo è un sushi di... cos'è? C'è riso, c'è la pasta dentro. Ah sì, c'è il riso, c'è la pastina. Sai gli anellini, quelli per fare la pastina, quella della nonna. E poi, giustamente, perché il tocco di classe per l'impiattamento ci vuole, c'è una scappa in basso a sinistra anche. Mamma mia, che roba. Vabbè, questo qui è quello che ha fatto prima la gelatina con la pasta dentro, col sughetto e tutto quanto, ma non contento, ci ha fatto anche il busterello intorno, quindi corona di buster e pastina in gelatina dentro. Ma sei un genio! Che schifo! Scusate, è spontaneo, ma che c***o? Ma perché? Ma questi sono noodles in un brodino col mandarino. Ma perché fai sta cosa? Mamma mia. Si fa il pollo all'arancia, non è male. Quindi salato con un po' di acidino dell'agrume ci può stare. Ma che c***o è questa cosa? Mamma mia. Madonna, ma cos'è questa? Questo qui è un... Ma è burro quella roba lì? Sembra burro, è già arancione. È burro con piselli. E ci ha messo anche il liquore dentro. Oh, deve essere una bomba. Una bomba, quando vai in bagno, la bomba. Questa roba come entra e esce, secondo me, eh? E poi... Ma cos'è? Ma che schifo! Dai, vabbè, ma questo è uno scherzo. Che schifo! Cioè, così, al primo impatto pensavo fossero dei pezzi di cadavere, non lo so. Cioè, questo è un bicchiere di latte, così a occhio, vista la schiumina sopra potrebbe essere anche latte caldo, con appesi letteralmente dei busterelli, ma vedendo lo stato proprio anche della pelle del busterello, secondo me questo ha preso il latte, ci ha ficcato dentro le salsiccette, le ha anche appese lungo, diciamo, il bordo della tazza, e l'ha piazzato nel microonde. Tu sei un genio. Questo qui è un genio. Questi sono colpi di genio. Io una roba del genere non l'ho mai vista. Latte Wurstel al microonde. Ma porca puttana. Vabbè ragazzi, questo è quello che succede quando uno è in casa a far niente, più o meno a far niente, e si trova a dare un'occhiata a quello che passa su per il web. E vabbè, io spero che il video non vi sia piaciuto per niente, perché veramente avreste dei gusti pessimi, e vi invito ad andare a vedere voi stessi l'articolo, metto qua sotto il link, perché vabbè,
è quasi doveroso, almeno queste cose verificate che esistano veramente, perché ve lo giuro, esistono, sono tutte insieme. E vabbè, se vi è piaciuto il video, di nuovo, spero non vi sia piaciuto, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, premete la campanella e tutto quello che ne consegue. Dalla casa, chiusa ovviamente, The Kitchen Mofo, un po' desolatamente allibito da quelle robe che ha visto oggi, ci vediamo alla prossima, ciao!